Tiene in tempo di crisi l'economia del mare, che nel 2013 ha contribuito con oltre 41 miliardi al valore aggiunto italiano, il doppio del comparto tessile, abbigliamento e pelli, che sfiora i 22 miliardi. È quanto emerge dal terzo rapporto Union Camere sulla Blue Economy, presentato agli Stati Generali delle Camere di Commercio dedicati al settore. Una tenuta sia sotto il profilo occupazionale, con oltre 24.000 posti di lavoro in più negli ultimi 4 anni, che imprenditoriale, con 3.500 unità in controtendenza all'andamento generale. Il mare unisce settori diversi in un tessuto imprenditoriale diffuso che può essere una leva straordinaria per il rilancio dell'Italia, ha detto Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere, nel sottolineare la sostenibilità di un modello che genera ricchezza, occupazione e innovazione. L'Italia è uno dei soli 5 paesi al mondo con un surplus manifatturiero sopra i 100 miliardi di dollari, ha un modello produttivo tra i più innovativi in campo ambientale ed è la meta preferita dei turisti extraeuropei. Sono alcune delle 10 verità sulla competitività italiana svelate in un rapporto Union Camere, Fondazione Simbola e Fondazione Edison, che insieme lanciano un messaggio: rilanciare l'Italia partendo da quei nostri talenti che ci fanno grandi nel mondo.